Signoramente, al 13° giorno di sciopero della fame, innanzitutto come sta? Sto come sta uno al 13° giorno della fame, mi sembra ovvio. No, in generale va bene, resistiamo, non è un problema. Colgo l'occasione per ringraziare alcuni amici, tra cui Celestino Iacono, che mi ha mandato un medico, il dottor D'Ambrosio di Casamicciola, il quale mi ha visitato, e l'indomani mi hanno mandato anche un infermiere per fare dei prelievi per delle analisi. E questo grazie al buon cuore dei cosiddetti amici. Le istituzioni, invece, nonostante che ne abbia profondo rispetto, latitanti. Ma non è un mio problema, è un problema loro. Come ha vissuto questi 13 giorni? Se ci sono state persone che magari le hanno mostrato vicinanza, cioè qual è stato il feedback positivo o negativo? Insomma, saputa la notizia comunque che ha fatto il giro del web, anche dei media nazionali. Io, a dire la verità, non pensavo di alzare una tale burriana. Ma una cosa è idearla e un'altra cosa trovarcici dentro. Io devo dire che ci sono state molte persone, la maggior parte è stata solidale con me. Pochi feroci, feroci non so perché avessero tanto acredine, ma la cosa mi lascia del tutto indifferente. Devo dire che è stato corale. La solidarietà, diciamo, perché in realtà hanno capito una cosa, che io non è che lo facessi perché io voglio aprire la mia bottega. Io ho interpretato un sentire comune, ormai in ogni dove, in tutti gli strati sociali, c'è poco da fare, la gente non ne può più. Non si può navigare a vista, siamo alla vigilia di una stagione turistica. E ci avviamo verso gli inferi. Fino a quando intende andare avanti, se intende proseguire, qual è Vede, ancora l'obiettivo? quando uno intraprende una tale iniziativa di disobbedienza civile non violenta, non può darsi un limite, perché l'evolversi della situazione è quotidiana. Io continuerò imperterrito. E non mi aspetto niente, chissà di cosa, chissà di dove, chissà, assolutamente nulla. Il problema è delle istituzioni. Si deve combattere una norma ingiusta. Io non combatto l'istituzione, io combatto la norma che ci penalizzi, che ci fa morire quotidianamente. Allora voglio morire come dico io e correrò il rischio. Ma non me ne frega proprio niente. Ormai io vivo in una dimensione completamente diversa dalla quotidianità.